Anche i mercati settimanali devono fermarsi dove non possa venire garantita la regolamentazione in entrata e uscita, la perimetrazione ad altri adempimenti previsti dall'ultima ordinanza regionale in vigore da mezzanotte. A Vicenza si è giocato d'anticipo in tempi record. Commercianti, ambulanti e comune riescono a predisporre tutte le misure di prevenzione richieste, forti della conformazione dell'area urbana dove sono allestiti i banchi vendita. Si tratta di una delle poche eccezioni. Tempi stretti per adeguarsi in tempi utili in alcuni centri storici vicentini come Schio e Tiene, per ora a rinunciare ai tradizionali appuntamenti rispettivamente del sabato e della coppiata mercoledì sabato. A Bassano si garantisce per ora una versione smart per i soli prodotti alimentari, mentre, come è noto, nelle principali città dell'Ovest Vicentino, Arzignano e Valdagno in particolare, i mercati sono già sospesi in virtù del mini lockdown concordato tra 7 comuni. Tiene, questa mattina, spiega il sindaco Casarotto, abbiamo tenuto un incontro con gli uffici comunali assieme alla polizia locale e ai rappresentanti di Confcommercio e Confesercenti, i quali hanno preso atto della difficoltà di effettuare il mercato in sicurezza, pertanto si è convenuto di procedere alla sospensione. Schio, qualche chilometro più a nord, stesso esito in un comune dove l'appuntamento settimanale con i banchi è doppio, quindi per domani mattina, sabato, niente da fare, ambulanti costretti a rimanere a casa, si riparte dallo studio logistico delle soluzioni ottimali per ripartire nella migliore delle ipotesi da mercoledì prossimo in centro Vicenza, in centro e nei quartieri che ospitano all'aperto i mercati che si svolgono nel territorio comunale del capoluogo. Un incontro tra le parti si è svolto in anticipo, riuscendo ad anticipare i tempi e quindi a predisporre un piano accurato. Per quanto riguarda Bassano, sì, ma con restrizioni per la città, anch'essa con il solito appuntamento al sabato come tradizione in centro, ma anche con la produzione agricola di domenica ad Angarano.